Comune di Grosseto firma il protocollo di sicurezza contro l'abusivismo nei vari settori imprenditoriali della città, un protocollo firmato insieme a tutte le associazioni di categoria che rappresentano le imprese, un primo passo per contrastare questo fenomeno. Ma certamente questo è in linea, è un atto di forza molto importante, una presa di posizione, di consapevolezza di questa amministrazione e delle associazioni di categoria operanti sul territorio veramente storica. Io sono molto soddisfatto di questo e va in linea con il mantenimento delle promesse elettorali, dove dissi che avrei appunto corroborato il rapporto con le associazioni di categoria, che secondo me sono elementi fondamentali di intermediazione tra amministrazione, imprenditori e cittadini. E quindi noi con questo atto vogliamo dire basta appunto all'abusivismo commerciale ed artigianale, vogliamo dire basta a chi agisca appunto in un contorno di illegalità, perché chi agisce in questa maniera in realtà danneggia anche chi lavora bene, anche chi paga le tasse, anche chi è regolare e quindi qualunque cittadino che si trovi appunto a muoversi in un ambito di legalità. Noi questo non lo possiamo permettere e questo è un atto deciso di contrasto all'abusivismo sia commerciale che artigianale, che la mia amministrazione ha dimostrato di aver già cominciato ad adottare nella mensilità di agosto, ricordo alcuni eventi a Marina e Principina, ma con questo sforzo aggiuntivo sono sicuro che riusciremo a porre un contrasto efficace ed efficiente a questa piaga della nostra società, che mina anche quella volontà di ripresa del mondo del lavoro, quello giusto, dell'occupazione quella vera, che secondo noi è fondamentale per la ripresa e il rilancio economico.